Scandalo Le Iene. Il rigore contestato che ha fregato al Napoli 120 milioni. Cari amanti del calcio e dei retroscena scandalistici, preparatevi alla rivelazione che ha scosso il mondo del pallone. Scaviamo nel cuore della controversia che ha fatto infuriare i tifosi napoletani e lasciato gli appassionati di calcio inorriditi. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Recentemente Le Iene hanno fatto luce su una situazione intricata e alquanto sospetta che coinvolge un rigore tanto contestato quanto costoso per il Napoli. Ma andiamo con ordine, perché questa storia è degna di una trama da film. Ai microfoni di Filippo Roma, l'ex arbitro Eugenio Abbattista ha lasciato cadere una bomba che ha scosso le fondamenta del calcio italiano. Abbattista, l'unico arbitro nella storia del calcio italiano a dimettersi spontaneamente a stagione in corso, ha finalmente rotto il silenzio e ha rivelato gli oscuri segreti che circondavano il mondo degli arbitri. Una verità scomoda che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma cosa è successo di così sconvolgente? Prendete fiato, perché questo è il punto cruciale della questione. Durante la partita Juventus-Inter del campionato 2020-2021, il direttore di gara Giampaolo Calvarese, che era stato dismesso, ma che venne tenuto in organico con l'imbroglio, concesse un rigore discusso a favore della Juventus proprio nei momenti cruciali del match. Un contatto controverso tra Cuadrado e Perisic venne giudicato falloso, portando alla vittoria della Juve e alla sua qualificazione in Champions League a scapito del Napoli. Ma la storia non finisce qui. Secondo le stime riportate, quel rigore contestato causò al Napoli danni finanziari stellari, con una perdita stimata di oltre 120 milioni di euro. Un colpo durissimo per i partenopei, che si sono trovati a subire le conseguenze di una decisione arbitrale dubbia e contestata. Ecco quindi che ci troviamo di fronte a un intricato intreccio di potere, pressioni e interessi che ha portato alla vittoria della Juventus e al danno del Napoli. Ma cosa c'è dietro questa decisione? Quali segreti si nascondono dietro le quinte del calcio italiano? Le risposte sono ancora avvolte nel mistero, ma una cosa è certa. Questa storia è destinata a tenere tutti con il fiato sospeso e ad alimentare discussioni appassionate. E voi, cari spettatori, che ne pensate? È stato il Napoli ingiustamente danneggiato da una scelta arbitrale discutibile?